La comunità di Sant'Egidio, nata a Roma nel 1968 dopo il Concilio Vaticano II, compie quest'anno 51 anni. Il movimento di laici impegnato nella comunicazione del Vangelo e nell'amore per i poveri in tante città d'Italia e in più di 70 paesi dei diversi continenti, ha festeggiato anche a Napoli, insieme ai poveri, agli amici che ne accompagnano il cammino, ai rappresentanti delle istituzioni, con una messa solenne nel nuovo Partenopeo, presieduta dall'arcivescovo metropolita di Napoli, il cardinale Crescenzo Sepe. Il Vangelo di oggi, di questa sera, ruota intorno a questa idea fondamentale, quella di donare se stessi attraverso poi anche le opere di carità che mostrano come noi siamo fatti per gli altri. Noi cristiani viviamo con l'aspirazione di guardare negli occhi degli altri, dialogare con loro, rispettarli nella loro dignità e mostrare la bellezza di quel Vangelo di carità, di amore, che è la sostanza della nostra fede. Un'amicizia con i poveri e con un mondo marginale che dal 1973 viene vissuta nella città di Napoli. Antonio Mattone, portavoce della comunità di Sant'Egidio. Oggi festeggiamo il 51esimo anniversario della comunità di Sant'Egidio, nata a Roma nel 1968 e presente a Napoli dal 1973. È un'occasione in cui incontriamo, oltre agli amici che ci seguono, anche i tanti poveri che incontriamo durante le giornate, per le strade, nelle case, gli anziani senza fissa dimora, i disabili. Un momento di festa, di solidarietà. Ed è un po' l'immagine della città che vogliamo.